Signore e signori, gentili telespettatori di Rai Sport, un saluto da Nicola San Giorgio e benvenuti a Passo Vezzena, comune di Levico Terme in provincia di Trento, teatro dei campionati italiani di orientamento. Oggi vedremo le gare sia individuale long maschile e femminile che di staffetta maschile e femminile. Buongiorno, un saluto a Pietro Illarietti che sempre accanto a me quando si tratta di orienteering, addetto stampa della FISO. Ciao Pietro. Buongiorno a tutti, ci prepariamo a vivere questi campionati italiani, appuntamento clou di una stagione veramente densa di emozioni che ha visto tanti appuntamenti di prestigio, tra questi il campionato del mondo proprio in queste terre. Campionato del mondo di cui parleremo più tardi nel corso di questa telecronaca. Si comincia a Passo Vezzena con le gare individuali, ci sono diverse categorie divisi gli atleti per età e qui partiamo proprio con l'individuale. Questo è lo speaker storico dell'orienteering, Stefano Galletti. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Bentornati in Trentino, bentornati in Val Sugana e a Levico. Dopo i campionati del mondo di luglio, per me è veramente un onore avere qua i campionati assoluti di corsa orientamento. A Levico, il Vezzena, l'Altopiano e tutto il territorio bene si presta ad ospitare queste discipline. I campionati italiani diventano un'affermazione di un progetto sul quale stiamo credendo, investendo. Vedremo anche noi come azienda di promozione turistica di fare il possibile per avere una maggiore diffusione anche all'interno delle scuole, ma soprattutto prenderemo l'occasione per fare promozione del nostro territorio e di quello che c'è. Tanto bentornati nuovamente, vi aspettiamo ancora per i prossimi eventi e vi aspettiamo, visto che facciamo anche un po' di promozione in occasione dei mercatini di Natale, piuttosto che per fare qualche bella sciata qua in Val Sugana nelle nostre stazioni di sci. Buongiorno a tutti, il campionato italiano di oggi si svolge su una zona per gli orientisti di vecchia data già conosciuta, già teatro di altre manifestazioni negli anni scorsi. Il bosco non è fondamentalmente cambiato, ci sono stati dei recenti lavori forestali, non pregiudicano la percorribilità. Il bosco è abbastanza pulito, bagnato, il terreno non è scivoloso, ci sono delle pendenze importanti soprattutto per i percorsi Elite 35, quelli più lunghi. Per gli altri si gira fondamentalmente in questa pineta, a betaia, che si vede alle mie spalle, e molto bella, molto percorribile, con un tratto finale in salita che porta qui all'arrivo, in poche parole. Abbiamo sentito le parole del tracciatore di questi campionati assoluti qui a Vezzena e abbiamo visto la mappa, che è un po' lo strumento principale dell'orientista. Abbiamo visto 17 lanterne per quanto riguarda questo percorso. Allora sì, la mappa è per una gara sulla lunga distanza, quindi tratte abbastanza lunghe, quindi diverso dalle gare sprint o middle, quindi oggi conta molto la componente fisica. Siamo su un terreno di montagna, come ha detto Fabio Weller, attenzione perché c'è questa umidità, la pioggia, il maltempo dei giorni precedenti, quindi anche grandi doti di equilibrio. Mentre stanno partendo gli atleti elite, abbiamo visto Manuel Negrello, ora Gianluca Salvioni, qua si prepara Michele Caraglio, a fianco lei con il numero 3036 invece Michela Guizzardi, una delle grandi favorite azzurra, reduce anche lei da campionati del mondo. A proposito di Manuel Negrello, che abbiamo visto inquadrato in precedenza, è lui che detiene il titolo di campione italiano e dunque difende il titolo tricolore. Per quanto riguarda le donne invece, Christine Kirchlechner difende, o meglio è lei la campionessa in carica, ma non può difendere il titolo visto che ha partorito da poco e dunque ha saltato questa occasione. Tra i protagonisti Manuel Negrello, Marco Seppi, Emiliano Corona, Roberto Della Valle per quanto riguarda la gara maschile. Per la gara femminile, Aike Torgler, Michela Guizzardi, Viola Zagonel tra le atlete da tenere d'occhio. Dici bene, allora sicuramente una piccola precisazione da fare su Christine Kirchlechner: non gareggia nella prova Elite,
disputa un'altra categoria meno impegnativa e probabilmente qua c'è anche un pochino di strategia, si sta forse risparmiando per la prova di domani dove c'è la staffetta e lei gareggia con il suo gruppo sportivo di Merano assieme alle sorelle Torgler, quindi magari anche della piccola strategia, mentre parte Roberto Dalla Valle, grande talento dell'Orienteering di casa nostra. Siamo al Passo Vezzena, valico alpino delle Prealpi Vicentine in Val Sugana, un percorso come abbiamo sentito anche da Weller piuttosto conosciuto, sì, dagli orientisti più esperti. Sì, un percorso direi impegnativo, mentre parte Aike Torgler oggi con capigliatura rossa. Lei sicuramente è un atleta che può far bene. Aike Torgler reduce, pensa, da un infortunio ai campionati mondiali, però ha stretto i denti, ha recuperato e adesso la vediamo al via, mentre qua dalla Lombardia Maria Chiara Crippa. Una cosa che mi permetto di aggiungere su quella che è poi la società organizzatrice, il Crea Rossa del presidente Giancarlo Gozer, è che è un'attività che svolge un'instancabile attività di promozione sul territorio, nelle scuole, con poi invece anche dei progetti dedicati al turismo e poi una grande cooperazione con tutte quelle che sono le società della valle per fare tutti insieme l'orienteering, mentre parte Jessica Orler. Assenti di rilievo in questa gara per quanto riguarda la parte maschile: Alessio Tenani per infortunio e Mikhail Mamliev per impegni di lavoro, ma lo vedremo probabilmente nella gara di domenica, nella staffetta, perché è una due giorni divisa tra individuale long che stiamo vedendo adesso e staffetta. A proposito di individuale long, Pietro, spieghiamo brevemente la differenza tra individuale long e staffetta, anche se si può intuire, certo, diciamo. Allora, oggi una prova strettamente individuale, ognuno è solo contro se stesso, con le proprie forze deve affrontare il percorso che scopre al momento della partenza e quindi poi vince. Ovviamente in questo caso vedete Manuel Negrello che sta passando da un punto all'altro evitando gli alberi ma e andando a cercare il punto di controllo che qua vedete. Questa è la seconda mappa di gara quando viene fatto un cambio carta, mentre qua Aike Torgler, lei punzona e ecco, va. A proposito, punzona, quella è una lanterna. Spieghiamo brevemente allora di cosa si tratta. In questo caso vedete gli atleti che hanno un ditale elettronico, inseriscono nel mark, cioè nella stazione di controllo, e viene rilevato il passaggio sia nel ditale di controllo che nella stazione. Poi ovviamente, come nello sci, non si deve saltare nessun non si punto deve di controllo. Non si devono saltare le porte, esatto, nello sci e neanche le lanterne nell'orienteering. Se ci sono 17 lanterne non si può passare dalla lanterna 1 alla lanterna 4 e viceversa, si deve andare giusto lanterna per lanterna. Tu pensa che nonostante anni e anni di esperienza capita che anche i grandi campioni commettano degli sbagli nei questi campionati del mondo che sono stati in Italia. Thierry Georgiou, francese plurimedagliato, ha commesso un grave errore ed ha perso un titolo mondiale. A proposito di mondiale in Italia, c'è stato un campionato del mondo davvero molto ben organizzato e con tanti partecipanti. Sappiamo che l'orienteering è soprattutto una disciplina che trova campo nei paesi scandinavi, però abbiamo ricevuto come Italia i complimenti per l'organizzazione di questo mondiale a luglio. Assolutamente sì, mentre sono passati Simone Grassi e Marco Seppi. Questo è Johnny Malacarne, cugino di Davide Malacarne, professionista di ciclismo, quindi una famiglia di sportivi. Abbiamo avuto sì questi campionati del mondo, grande successo, migliaia di partecipanti sull'altopiano di Lavarone ed Asiago, dove due regioni, Trentino e Veneto, si sono unite ed hanno dato vita a un evento che è stato giudicato tra i più belli. Soprattutto tutti ricordano ancora la gara sprint nella città di Venezia, sull'isola poi di Burano ci sono state le qualifiche, ma attenzione, scusami, siamo al traguardo dove Manuel Negrello al momento fa segnare il miglior intertempo, però è il primo dei big, aspettiamo e quindi a vedere. Mette una bella ipoteca sulla conquista, la seconda conquista consecutiva del titolo italiano assoluto. Eccola qui Christine Kirchleckner, vi ho detto appena partorito, quindi non partecipa alla gara Elite, però ha voluto esserci
pur non potendo difendere il titolo. Esatto, qua arriva Roberto Dalla Valle che da quello che vedo non riesce a battere Manuel Negrello. Manuel Negrello, tu pensa che è un bravissimo artigiano del legno e prima della partenza mi ha detto: oggi non mi sento in grande forma, andrò e vedremo come andrà, però per il momento il risultato dice che lui ha completato una straordinaria prova. E questo con l'artigiano del legno era così per aggiungere una curiosità, diciamo. Esatto. Lucia Curzio, grande specialista delle prove sprint in città, mentre arriva anche Matteo Crippa. Abbiamo visto anche i più piccoli partecipanti esatto. Punzonare sulle lanterne. È uno sport che abbraccia veramente tutte le età, dai più piccoli ai più anziani. Abbiamo visto anche prima sì. Nelle nostre immagini Manuel Negrello superare un concorrente piuttosto avanti con certo. l'età. Attenzione. Che comunque si diverte in Heike questi Torgler. Campionati italiani assoluti. Eccola, Heike Torgler. L'abbraccio tra le due campionesse e compagne di squadra, mentre qui giunge Michela Guizzardi che non riesce a battere il tempo di Heike Torgler. Quindi possiamo dire che Manuel Negrello è campione italiano per quanto riguarda l'individuale long e che Heike Torgler è campionessa italiana nell'individuale long femminile. Con l'arrivo di Marco Seppi direi che probabilmente sì, è fatta. Sentiamo. È andata bene, ho vinto meglio previsto, quindi vuol dire che il ritmo che avevo meritava per avere una buona tecnica, un buon feeling con questo terreno. Forse non forzare è stata la scelta giusta. Noi siamo qui per giocarcela domani e speriamo vada bene. Dopo i mondiali che ho avuto una caduta ed ero ferma per 6 settimane, non mi aspettavo di vincere sinceramente. Ho tirato veramente, poi c'erano alcuni tratti lunghi lì, veramente fisicamente ho dato tutto e alla fine ho cercato di concentrarmi per gli ultimi un punto e ho fatto qualche imprecisione, però in tutto sì, qualche minuto l'ho lasciato, però sono molto molto felice perché è il primo titolo per me in Elite, quindi è un sogno realizzato, diciamo, sì. La felicità dei protagonisti, dei nuovi campioni italiani, anzi per quanto riguarda Manuel Negrello no, perché è la seconda volta consecutiva, invece sì per Heike Torgler. E dovremo passare alla classifica dei maschi e delle femmine. Queste le prime 3 posizioni della gara maschile, quasi 4 minuti il vantaggio di Negrello su Dalla Valle, poi Emiliano Corona in 3ª posizione, qui Torgler su Guizzardi con un distacco minore, circa un minuto. Con questo inserimento per dirti che qui vediamo Riccardo Scalet che viene premiato con un particolare riconoscimento dalla FISO per la medaglia d'argento conquistata da questo ragazzo dai campionati mondiali junior. Quindi Riccardo Scalet che inoltre ha vinto un altro bronzo pochi giorni fa nella Coppa Europea, sempre di orienteering. Qui passiamo con le immagini alla seconda giornata, la seconda giornata di questi campionati italiani assoluti di orientamento. Abbiamo visto la gara individuale long vinta da Manuel Negrello e da Heike Torgler e qui passiamo alla staffetta. Certo. Tanti i partecipanti, lo possiamo vedere sempre qui sul passo Vezzena e andiamo a sentire i protagonisti prima della gara. Il percorso di oggi della prova staffetta, a differenza di ieri, si sviluppa in una zona molto aperta nella prima parte di percorsi, comprendenti i pascoli qui della zona di Vezzena, per poi entrare in un bosco ripido però molto percorribile, dove invece ci saranno nella parte bassa delle zone con delle ortiche e della vegetazione abbastanza ostacolante, niente di grave, e i percorsi poi gireranno e come ieri risaliranno la collina, faranno un transito per concludersi poi con un piccolo loop finale che porterà sempre all'arrivo. Staffetta in questi campionati italiani assoluti di orienteering, 3 partecipanti per ogni team. Per quanto riguarda le spiegazioni tecniche lascio la parola a te Pietro. Certo, abbiamo visto gli atleti che si stanno preparando, sono state posizionate in terra le mappe di gara che verranno girate al momento della partenza. Riconosciamo Piero Turra, abbiamo visto Niccolò Corradini, questa è la prima delle partenze. Ovviamente i team sono composti da 3 atleti ciascuno.
Alla fine del primo loop c'è questo cambio con il secondo frazionista e poi il terzo. Allora si dice che la fase del lancio sia particolarmente delicata perché il primo a partire ha molta responsabilità, quindi potrebbe essere che magari l'eccesso di pressioni ti possa portare a sbagliare, quindi si tende a mettere un uomo in grado di sopportare tante pressioni all'inizio. Poi attenzione, perché la staffetta è una gara molto tattica dove conta molto la strategia. Infatti fino alla sera prima, come ci ha spiegato anche Fabio Weller, ci sono dei rimescolamenti sia nelle ordini di partenza tra i vari componenti, chi doveva essere primo magari viene spostato per secondo, oppure anche la stessa formazione viene cambiata per permettere al team di essere il più competitivo possibile. Ovviamente questi cambiamenti vengono fatti a seconda dello stato di forma degli atleti oppure anche a seconda del percorso che andremo a trovare. Cristina Kirchleckner qua da Prato, Massimo Bianchi. Massimo Bianchi sicuramente eccolo il cambio, l'ideale passaggio di testimone nella staffetta. Ci si passa la mappa del percorso, ogni percorso abbiamo visto dalla mappa in precedenza è di 4 km e 300 metri, dunque ogni atleta deve fare questi 4 km e 300 metri. I favoritissimi di questa staffetta al maschile sono il campione italiano del long Manuel Negrello insieme a Riccardo Scalet e Giacomo Zagonelli. Esatto, è il team in questo caso team, che è favorito, sì. Perché Primiero, esatto, US Primiero. Perché tu come sai che sei stato in Primiero, a Primiero c'è una grandissima tradizione di orienteering, ci sono chilometri e chilometri quadrati di terreni già mappati, ci sono dei grandi talenti. In questo caso abbiamo visto Riccardo Scalet che dà il cambio al frazionista, il terzo frazionista, che è appunto Manuel Negrello. Quindi in questo momento la società di Primiero è in testa. Invece l'altro grande team favorito al femminile, che è appunto il team di Cristina Kirchleckner, non è partito molto bene. La prima frazionista Jutta Torgler ha cambiato per quinta, tocca ora a Cristina Kirchleckner e Aike Torgler provare a fare una rimonta impossibile, ma con loro ci sono le ragazze del CUS Bologna che sono delle avversarie veramente toste. Comanda per ora Primiero sia al maschile che al femminile. Primiero che ha portato proprio per il discorso che facevi tu di grande tradizione per quanto riguarda l'orienteering, ha portato due squadre in campo femminile, Primiero A e Primiero B, e sono tutte e due messe molto molto bene in classifica, almeno ai parziali. Ecco, però qua vedo avanzare bene anche la polisportiva besanese e poi sempre la formazione di Cristina Kirchleckner, il Merano, quindi probabilmente in questo momento nel bosco ci sta. Ecco però, attenzione, arrivano e stiamo scoprendo. Eccoli, Manuel Negrello, Giacomo Zagonel e Riccardo Scalet vanno a conquistare il titolo italiano nella staffetta, dunque doppietta per Manuel Negrello. Doppietta per Manuel Negrello, che ecco, ha vinto anche l'individuale ecco long. Qui i secondi con l'esperto Michael Mamlev, vediamo Jonas Ras, e le prime sono le ragazze, come ti dicevo, di Merano. Sì, sono riuscite a recuperare le ragazze di Merano, in particolare Aike Torgler, Cristina Kirchleckner e Jutta Torgler. Aike Torgler dunque fa doppietta anche lei, così come Manuel Negrello, dunque sì, in gran forma i due protagonisti maschile e femminile in questo weekend a Passo Vezzena. Campionato italiano staffetta Unione Sportiva Primiero San Martino, vincitori della categoria M Elite. Giacomo Zagonella al lancio, com'è andata? È andata bene, sono riuscito, ho dato il massimo, sono riuscito a staccare i diretti interessati per il podio, sono riuscito a cambiare con un minuto di vantaggio e il lavoro l'hanno fatto gli altri. Riccardo Scalet è partito davanti, reduce dalla medaglia d'argento ai campionati del mondo, hai corso a tutto, com'è andata? È andata molto bene, sapevo che gli avversari erano abbastanza vicini, quindi ho cercato di fare più che altro una gara, la mia gara diciamo, quindi senza sbagliare niente. Ho sbagliato un paio di punti qui alla fine, ma però è andata bene nel complesso. Manuel Negrello, dopo essersi risparmiato ieri vincendo il titolo italiano, quest'oggi doppietta, 6 minuti di vantaggio già da subito, hai amministrato, com'è andata?
Cosa vuoi, i due miei compagni hanno fatto bene, io sono partito con un vantaggio molto grosso, ho cercato solo di fare il mio percorso senza sbagliare e portare a casa la vittoria, comunque 6 minuti era un vantaggio molto importante. Staffetta femminile vinta dal Sport Club di Merano in prima frazione, aiuta Torgl, com'è andata? Abbastanza bene, ho corso abbastanza forte, però poi al sesto punto ho fatto un errore di circa 2 minuti e le altre sono passate e poi sono arrivate anche prima di me, però in quinta posizione ho dato a Cristina. Cristina, che ieri si è un po' risparmiata per la gara di oggi, lei che è una campionissima, com'è andata? Direi bene, ho fatto una gara regolare e direi quasi pulita al 100% e sono riuscita a sorpassare una dopo l'altra delle concorrenti. Partita davanti, la campionessa italiana di ieri, com'è andata? In tranquillità? Sì, era bello partire in vantaggio, anche se non ero del 100% sicuro, se non era già partito viola, però sono partita tranquillo, ho fatto una gara anche quasi precisa e no, sono contenta, sì. Complimenti. Verrebbe da dire, meno male che si è risparmiato Manuel Negrello, visto che ha vinto nella gara individuale long, chissà cosa avrebbe potuto fare se non si fosse risparmiato. Ma c'è da dire che Manuel Negrello è uno di quegli atleti che la sorpresa te la piazza sempre, quindi lui a volte dà quest'idea, dice ma non sto molto bene, però poi io però l'ho sempre, ogni anno gli ho visto vincere sempre una bella prova, quindi qua il podio finale, come vedi, tantissimi atleti sono i migliori delle categorie lì. Eccomi con Werner Hackler, l'assessore allo sport, un bilancio di questi 2 giorni di campioni italiani qui a Passovetena. Diciamo che il bilancio non può che essere positivo, oltre che positivo diciamo è veramente il preludio di quello che è stato l'anticipo anche dei campionati mondiali di orienteering che ci hanno visto impegnati precedentemente qua in un contesto dell'altipiano di Vezzana che ormai penso abbiate imparato tutti a conoscere, un contesto veramente naturale che ha dei valori aggiunti soprattutto anche per gli atleti che hanno potuto diciamo cimentarsi in percorsi molto vari e molto molto articolati, ma sicuramente molto ben organizzati da parte dell'organizzazione stessa. Giancarlo Gozzer, presidente del comitato organizzatore dell'Orientieri in Crarossa, facciamo un sunto di questa manifestazione. Beh, un periodo lavorativo molto, molto, molto impegnativo, però alla fine i risultati ci danno ragione. Molti concorrenti abbastanza soddisfatti dei loro percorsi, e il tempo ci ha aiutato, direi che più di così non potevamo aspettarci. Un successo insieme a tutte le autorità locali. Beh, sicuramente abbiamo coinvolto tutti i sindaci dei comuni interessati, fra il resto uno è qua che lavora, che è un nostro socio, quindi è ancora molto più coinvolto e da questo può nascere qualcosa di molto interessante in futuro. Giuseppe Simoni, vicepresidente vicario dell'Affiso, com'è andata dal punto di vista federale? Sicuramente è positiva perché la presenza dei concorrenti ha giustificato sicuramente un'organizzazione così complessa. Abbiamo avuto quasi 800 concorrenti per ogni giorno di gara in una zona che è deputata all'orientamento ormai da anni. Ricordiamo che siamo in una zona che è coperta da carte da orientamento per circa 100 km quadrati. Tecnicamente interessante, oggi la staffetta è stata molto spettacolare perché si vedevano i concorrenti transitare nei vari punti spettacolo, direi che più di così non si può chiedere, quindi complimenti a Crearossa che ha organizzato magistralmente questa manifestazione, complimenti ai concorrenti e ai tanti tifosi che hanno partecipato. Bene, abbiamo sentito le voci dei protagonisti, anche degli organizzatori. Pietro, a chiudere questo weekend, questa 2 giorni di orientamento, un tuo commento e poi passiamo a una piccola sorpresa prima di salutarci. Sicuramente un grande risultato. Permettetemi inoltre di ringraziare la persona che lavora al montaggio e alle riprese, che è Claudio Russo, assieme a Francesco Buffa. Loro sono le persone che lavorano. Passiamo però ai campionati. Da Passovetena passiamo a Lignano Sabbiadoro, dunque una location completamente differente, dalle montagne passiamo al mare e dall'orientamento passiamo all'orientamento e anche al badminton, visto che
il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha unito queste due discipline sportive obiettivamente molto molto differenti per i campionati nazionali studenteschi di orienteering e badminton. Più di 600 ragazzi impegnati a Lignano Sabbiadore. Adesso stiamo vedendo proprio il badminton, e qui tu che sei un grande esperto di badminton sicuramente puoi commentare. Beh, allora sicuramente un successo organizzativo. Dobbiamo ringraziare la Federazione di Orienteering presieduta da Mauro Gazzero, e poi la FIBA, la Federazione di Badminton, che in questo caso era presente con il segretario Esposito. Inoltre il ringraziamento va ad Antonello Passacantando, che era in rappresentanza del MIUR qua a Lignano Sabbiadoro. Si sono svolti questi campionati all'interno del palazzetto dello sport comunale. È stato veramente un bellissimo spettacolo, tanti ragazzi, scuole di primo e secondo grado, sicuramente hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza unica e di conoscere altri ragazzi, e quindi di portare avanti questo interscambio sportivo ma anche culturale. Stiamo vedendo qui chiaramente la parte dedicata al badminton, ma tra qualche secondo ci sposteremo, a parlare di orienteering, anche, eccolo qui, dedicato ai più giovani, agli studenti delle scuole di primo e secondo grado. Esatto, in questo caso ci spostiamo a Palmanova, guarda che razza di città, la città stellata Palmanova. Qui si sono svolte le gare a staffetta, mentre nei giorni precedenti i ragazzi erano impegnati a Doberdò del Lago. Assieme alle gare di corso orientamento si sono disputate le gare di trail orientamento, ossia la disciplina aperta ai diversamente abili. Anche in questo caso 18 le regioni rappresentate. Qua vediamo Fulvio Lenartuzzi che sta preparando le mappe di gara. Partiti, fortunatamente... Questo ci dà in là, scusami Pietro, anche per spiegare che l'orientamento non è solo boschi e montagne, ma è anche, come possiamo vedere, piena città. In questo caso sì, siamo in un bellissimo centro storico, e tu pensa che molti dei punti di controllo erano posizionati nelle prossimità di alcuni dei monumenti più belli della città, quindi una sorta di orienteering anche, come ti dicevo, culturale, perché avevi la possibilità di scoprire questa città che effettivamente ha meravigliato tutti i partecipanti. E non a caso infatti una delle più belle prove di orientamento si svolge a Venezia. Certo, a Venezia, dove abbiamo visto i 4.000 partecipanti. Quest'anno invece una bellissima prova si svolgerà a Roma. Prima di concludere, ricordare che questo appuntamento è stato fortemente voluto dal MIUR, ricordiamo che vi è anche il patrocinio del CONI, che quest'anno festeggia poi i suoi 100 anni, si è svolto anche da poco il trofeo CONI. Passiamo alla fase delle premiazioni finali e quindi ti lascio la parola. Premiazioni finali per i ragazzi di questi protagonisti di questi campionati nazionali studenteschi di orienteering e badminton a Lignano Sabbiadoro, ma noi abbiamo visto anche precedentemente i campionati nazionali assoluti di orienteering al Passo Vezzena. Beh, a me non resta che ringraziarti Pietro per essere stato con noi. Grazie anche a Daniele Casagrande per l'assistenza tecnica, e da Nicola San Giorgio un saluto e un buon proseguimento con i programmi di Rai Sport. Perfetto, un saluto anche da parte mia, e ringraziamo in questo caso la FISO e la FIBA.